È arrivato il momento di scendere in campo e organizzare la tua visita di monitoraggio civico per raccogliere maggiori informazioni utili all'indagine che stai portando avanti con il tuo team. Iniziamo! La prima cosa che devi fare è scegliere il metodo di rilevazione delle informazioni. Questo dipende dallo stato di avanzamento del progetto che hai scelto di monitorare. Si tratta di un progetto non ancora iniziato, di un intervento in corso o di uno concluso? Se l'avanzamento finanziario del progetto è ancora dello 0%, quindi non sono ancora stati registrati i pagamenti, ti appresti a condurre un'indagine di tipo analitico-investigativa, cioè orientata a comprendere i motivi per i quali i lavori non sono ancora iniziati. In questo caso è importante contattare e intervistare i responsabili del progetto e approfondire le ragioni del mancato avvio. Potrebbe essere necessario consultare ulteriori documenti amministrativi, articoli e informazioni che possano aiutarti a ricostruire la storia amministrativa dell'intervento. Se invece la data in cui è stato previsto l'inizio dell'intervento è successiva al momento in cui si sta realizzando la ricerca, l'indagine sarà volta a comprendere se la previsione di avvio dell'esecuzione lavori è confermata e quali sono gli elementi cruciali della sua realizzazione. Quando scegli di osservare l'andamento di un progetto in corso, ti consigliamo di fare una visita di monitoraggio in loco, con lo scopo di verificare concretamente a che punto sono i lavori, se ci sono state o ci sono criticità e quanto manca alla conclusione del progetto, anche rispetto a quanto originariamente previsto. Se hai scelto un progetto concluso, puoi pianificare un'esplorazione sotto forma di un collaudo per valutare l'efficacia di quanto realizzato. Può aiutarti intervistare i beneficiari del progetto e altre parti interessate, somministrare questionari alla comunità locale per cogliere i pareri sui risultati e anche analizzare l'impatto che l'intervento sta avendo sul territorio. Per organizzare al meglio la tua visita di monitoraggio civico è necessario innanzitutto individuare i tuoi interlocutori, ovvero i soggetti coinvolti nel progetto. È importante contattarli al più presto, fissare un appuntamento sul posto o accordarsi per un'intervista da effettuare in presenza, telefonicamente o da remoto. Cerca di trovare sempre la soluzione che metta tutti d'accordo. Se i referenti del progetto non dovessero rispondere alle tue richieste, raccontalo nel tuo resoconto. Anche questa è un'informazione che può risultare utile al tuo lavoro di monitoraggio. Dopo aver concordato giorno e orario dell'esplorazione, è necessario dividersi i compiti per non lasciare nulla al caso. Per quanto riguarda le interviste, decidete tra i membri del vostro team chi fa le domande, chi verifica il tempo a disposizione per svolgere tutte le attività previste dalla visita, chi distribuisce eventuali questionari. Bisogna fare attenzione anche alle autorizzazioni. Per uscire dai locali scolastici è necessaria l'autorizzazione dei genitori per gli studenti e le studentesse minorenni. Inoltre, bisogna richiedere i permessi per visitare i cantieri, se sono chiusi al pubblico o sono ad accesso ristretto. Per i soggetti da intervistare, ricorda di preparare e distribuire copie di informative sull'utilizzo dei dati personali e liberatorie per l'uso delle foto e dei video. Le trovi nei nostri materiali didattici sul sito di ASOC. Per raccontare la tua visita di monitoraggio civico è necessario produrre, durante l'esplorazione, foto e video di resoconto. Fai attenzione a questi piccoli accorgimenti. Il referente della registrazione video delle interviste deve portare con sé una videocamera. Uno smartphone andrà benissimo, assicurandosi di avere la batteria carica e uno spazio di archiviazione sufficiente. Se si tratta di interviste da effettuare online su piattaforme di videoconferenza, chiedi preventivamente ai tuoi interlocutori se puoi registrare la sessione. Documenta sempre la visita con foto e video e ricorda di raccogliere immagini di dettagli importanti relativi alla realizzazione del progetto. Il social media manager e il blogger dovrebbero documentare l'esplorazione con post in diretta sui canali di comunicazione del team. Quando racconti la tua visita di monitoraggio civico, in un certo senso diventi data journalist, quindi puoi descrivere le informazioni raccolte anche utilizzando un linguaggio giornalistico. Cosa devono avere tutti? Una copia a testa della scheda organizzativa per la visita, condivisione dei compiti, una copia a testa delle domande da fare, copie del piano per raccogliere altre informazioni durante l'esplorazione e ovviamente uno smartphone a portata di mano. Dopo aver effettuato la visita in loco e raccolto le informazioni dai referenti del progetto che stai monitorando, passa in rassegna tutto il materiale che hai a disposizione e inizia a progettare il tuo video.
Scegli gli scatti o le sequenze più efficaci dal punto di vista comunicativo e ricorda che puoi aggiungere animazioni e immagini, inserti grafici e infografiche di accompagnamento.